Mai sottovalutare un piatto di carta, mai. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te per questo nuovo appuntamento con il Natale. Oggi useremo dei semplici piatti di carta per creare dei segnaposto veramente splendidi, degli angeli del Natale fatti con un semplice piatto di carta. Idea estrapolata da un pin di Pinterest che mi è piaciuto tantissimo e che ho rivisitato a modo mio. Quindi, se vi interessa come riciclare un piatto di carta e farlo diventare qualcosa di davvero bello, spostiamoci di là e andiamo a fare insieme l'angelo del Natale 2016. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bellissimo angelo ricavato da un piatto, uno dei piatti che avremo sicuramente sulle nostre tavole durante le feste di Natale. Cosa ci occorrerà? Vinavil, opzionale, così come opzionale la bomboletta spray per colorare gli angeli in colore dorato, io ce l'ho, ma voi potete prenderla in qualunque colore. Del glitter, questo preso dai cinesi a 1,50 euro tutta la boccettona, cutter, righello, matita, naturalmente il corpo del nostro angelo che sarà dato da un piatto di carta, uno di questi piatti che comunissimamente troviamo a Natale nei colori rosso, dorato, argentato su tutte le vostre tavole. Cominciamo subito. Dalla parte esterna calcoliamo il centro del nostro piatto. Arrivati a questo punto posso tranquillamente trovare quella che è la parte centrale del mio piatto, quindi segno. Adesso costruisco su questo l'immagine che voglio ritagliare, cioè l'immagine del mio angioletto. Faccio le mie ali e faccio in modo che le ali finiscano più o meno alla stessa distanza, quindi qui, e raddrizzo il tiro. La specularità è abbastanza importante in questa fase. A questo punto qui inquadro la testa del mio angioletto. Ok, io lo faccio coi capelli ricci e corti. Le spalle. Poi faccio scendere le braccine. E apro anche le anse così, un po' sotto le ascelle. E ovviamente poi sistemo le spalle. E poi, mentre ci sono, prima di scattare la fotina per voi, pratico i tagli che dovranno essere 4,5 cm da una parte. Io qua scurisco la zona e poi vi faccio la foto. 4,5 cm anche da questa parte. A questo punto entra in gioco il mio amico tagliabalza, con cui innanzitutto pratico i tagli 1 e 2. Quindi elimino l'interno delle braccia, accortezza che nel pin non è specificata ma che io vi suggerisco di fare è allungare anche le braccia con un taglio, così. E adesso eliminiamo questa parte. A questo punto il nostro angelo potrebbe anche essere pronto, si potrebbe piegare e già avrebbe la sua funzione bella e pronta, ma noi no, noi non ci accontentiamo e decoriamo la veste, e la decoriamo intagliandola. A questo punto vado subito a dipingere con la bomboletta tutto color oro. Prendiamo la Vinavil e con un pennellino da poco conto
ripassiamo i margini delle nostre decorazioni. Tutto questo è naturalmente super opzionale se volete farli belli, se volete farli un pochino più spartani potete anche lasciarli così. Prendo un compagno piattino, prendo il glitter e tempesto con una caduta di glitter tutte le mie decorazioni. E voilà! Si vede il brillare? Si vede il brillare? Credo proprio di sì. E siccome ho dimenticato l'aureola, mentre lui asciuga, aggiungo con un pezzettino di cartoncino, che testa, l'aureolina, la traggo proprio da dove ho fatto la testa. In realtà non avrei dovuto proprio tagliarla. Taglio un cerchiettino piccolo piccolo, aperto in basso, e lo ripasso tutto con la colla, tutto tranne due puntini esterni. Quando intendo tutto, intendo sul fronte e sul retro. Quindi lascio solamente le attaccature libere dalla colla per ora. E tuffiamo il nostro nimbetto, l'aureola, all'interno del glitter. Prendiamo la nostra piccolissima aureola, mettiamo due puntini di colla lì dove non abbiamo sporcato e appiccichiamo l'aureola dietro la testa dell'angioletto. È pronto, possiamo vedere se è venuto bene oppure no. Pieghiamolo e facciamo in modo che questa piega si inserisca in questa piega. Pieghiamolo a mo' di cono e facciamo intersecare le due pieghe l'una nell'altra. Voilà! Eh sì, direi che ci siamo. Ecco qui il nostro angioletto bello e pronto per fungere da segnaposto. Eccolo qua. Qualora voleste, qualora lo desideraste, potreste riempire anche tutte le ali di glitter. Però a me, guardate, siccome il glitter rimanda molto al dorato, allo specchiato dorato del piatto originale, non dispiace neanche lasciarlo così. Dobbiamo adesso creare il segnaposto per il commensale, perché questi io li ho pensati come segnaposto. Prendo un pezzettino di carta piccolissimo e un cerino. Accendo il cerino e senza bruciarvi, mi raccomando, bruciate il margine della vostra carta. Scrivo al centro il nome di chi sarà questo segnaposto. Ma ok, scritto Enzo, arrotolo in avanti la mia pergamena. Io mi sto aiutando con la rotolacarta, ma si può fare anche con uno stuzzicadenti questo lavoro, per arrotolare ben bene e pressare e non fare più riaprire la pergamena. Quindi vado, arrotolo, stringo ancora un po' la pergamenina che è troppo larga, quindi la ritaglio e la risbruciacchio un po', sagomo un po' meglio la pergamena e la attacco proprio qui, facendo finta che siano proprio le braccia dell'angioletto a tenere questo fogliettino. E il nostro angelo è bello e pronto per fare la migliore delle figure sulle nostre tavole. Io lo lascerò così, senza viso fatto. Mi piace molto quest'idea di modernità e classicità insieme. Se voi vorrete renderlo più classico, potete impreziosirlo come volete. E allora, questa è la mia proposta rivisitata di quest'angelo fatto semplicemente con un piatto. Spero vi piaccia, ora ve lo faccio vedere meglio, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, ciao!
carta, un semplicissimo piatto di carta diventa un angelo che porta la pergamena con il nostro nome per accompagnarci appunto al Natale nel modo più gioioso, festoso e angelico possibile ed arricchire e impreziosire le nostre tavole in maniera semplice e coerente, perché rimane sempre un pezzo della tavola, un piatto, a diventare un segnaposto. Io spero che questa idea vi piaccia, spero che sia un'idea che troviate utile, sicuramente è un'idea economicissima che con poco vi farà fare veramente un figurone. Cambiando la grandezza del piatto, ovviamente cambiate l'altezza dell'angelo, quindi se usate i piatti da portata che vendono, potete fare anche degli angeli belli alti un 20-22 cm e in quel caso io vi suggerisco anche di definire gli occhi, la bocca, fare qualcosa di un pochino più preciso. Invece così, lasciati tutti dorati, più impersonali, invece sono perfetti come segnaposto. Bene, se questa idea vi è piaciuta e la programmazione di Arte per Te vi piace, regalatevi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook questo video, e io vi ringrazio tantissimo di questo, perché non sapete quanto mi aiutate facendo questo piccolo gesto che per me è un grande grande gesto, quindi grazie di cuore, grazie anche per passare questa bella preparazione al Natale insieme ad Arte per Te, e noi ci incontriamo sempre qua per il prossimo video. Buon Natale a tutti, vi voglio un mondo di bene. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, al prossimo video. Ciao, buon Natale!